E se vi dicessi che questa foto non è reale? Ciao, io sono Billy Foster e questo è Storie. E mai avrei pensato di addentrarmi nella vita sentimentale di uno dei più grandi sventrapapere della televisione italiana? E no, non stiamo parlando di quello sventrapapere professionista con gli occhietti languidi a fessura di Massimo Giletti, che qui vediamo mentre balla con la sobrietà di zio Mimmo al matrimonio di nostro cugino Enzo. Oh, Massimo, stai calmo, eh? Anche perché non parleremo di Massimo Giletti, ma di qualcuno molto più affascinante di lui e di come riuscì a conquistare la donna amata. Ed il suo nome è Maurizio, di cognome Costanzo, che qui vediamo insieme al grande amore della sua vita, Maria De Filippi, sua compagna di vita da ormai tanti anni, colei che ha fatto diventare il bel Maurizio una persona fedele e passionale. Vedilo qua Maurizio, con quale nonchalance tiene la mano in tasca per tenere a bada il suo biscione. Pare infatti che al posto del bastone di tuono gli abbiano montato il collo. Ah, scusi, ma è più dura dire vuoi fare amore con me che dire vuoi mettere con me? A quanto pare no, perché Maurizio ne ha fatte innamorare tante. E partiremo proprio da qui, per arrivare a questa famigerata foto. Un radiante Maurizio al fianco di una meravigliosa sposa, Maria De Filippi, che sembra davvero felice di posare insieme al suo amato baffone pacioccone. E la tristezza in questi occhi ha dei motivi che sono riconducibili al passato del nostro eroe sprovvisto di collo, perché Maurizio, sì, proprio lui, con questo sguardo da birbantello ha fatto strage di cuori. Per arrivare ad uno dei matrimoni più longevi della storia della televisione italiana dobbiamo partire da molto, molto prima. È il 1963 ed un 25enne Maurizio, non ancora provvisto di baffozzi, si innamora di una donna di 12 anni più grande di lui. Si chiama Lori San Martino e fa la fotoreporter. Lui fa il giornalista e sta pian piano facendo carriera. Sarà il suo primo matrimonio. Ed ovviamente non sarà l'ultimo, perché a Maurizio piace veramente sposarsi. Gli piace così tanto che lo farà tante altre volte. Maurizio, a discapito della sua faccia da simpaticone, come vedremo tra un po', ha la mania anche di distruggere matrimoni. Perderà la testa nei primi anni 70 per Flaminia Morandi. Flaminia è la moglie di un famoso giornalista di punta della Rai del periodo, Alberto Michielini. La bella Flaminia lascerà suo marito per fare le cose zozze con Maurizio, che nonostante sia un affermato giornalista non è ancora il celebre personaggio che conosciamo oggi. Quando i due si innamorano e convogliano a nozze nel 1973, dopo la separazione della Morandi da Michielini, Maurizio non ha ancora il baffo che lo contraddistingue, che lo avrebbe reso uno sventrapapere professionista, che poi qua pare più Lino Banfi che Costanzo. Il baffo lo farà crescere solamente sotto consiglio di un altro celebre e amante dello scopettone sotto il naso, ovvero Nino Manfredi. Maurizio, nei primi anni 70, su consiglio del suo barbiere, si fece crescere i baffi. All'inizio, sapete, quei baffi di piombo che hanno i ragazzini di 12 anni. Il compianto Nino Manfredi lo guardò e gli disse: li avrai molto folti. E sarà proprio quel baffo che decreterà la fine del matrimonio tra Maurizio Costanzo e Flaminia Morandi. Maurizio raggiungerà il successo con uno dei primi talk show italiani, Bontà Loro, precursore del più celebre Maurizio Costanzo Show. Buonasera e bentrovati tutti. Gli ospiti questa sera di Bontalloro, della ripresa di Bontalloro, sono la signora Giovanna Mizzoni, che è una ex balia, come si dice, balia asciutta? Era balia da latte, e ora è balia asciutta. Il presidente del consiglio, onorevole Giulio Andreotti, e vorrei subito dire che qualche malevolo penserà che è noschese. Sì, il vero Andreotti e non il celebre imitatore Alighiero Noschese, che qui vediamo in un estratto del 1973. A me non me ne importa niente,
non me ne frega più. Leggenda narra che dopo questo sketch la mamma di Andreotti, confondendo Alighiero Noschese per suo figlio, chiamò il bel Giulio rimproverandolo di aver cantato in TV. Ma non siamo qui ovviamente per parlare del gobbo più famoso d'Italia, ma per parlare appunto di Maurizio Costanzo. Grazie a bontà loro Maurizio avrà un successo enorme e la sua carriera e la sua popolarità decollerà, e con questo anche la schiera di fan, tra cui anche numerose rappresentanti del gentil sesso che vedono in Costanzo un amabile simpaticone che ci sa fare. L'inaspettato successo farà incrinare il rapporto tra Maurizio e sua moglie Flaminia. Nonostante i due figli, i due divorzieranno nel 1986. Sono già però separati da qualche anno. Maurizio è totalmente preso dal suo successo, che consoliderà proprio nei primi anni 80 con uno dei programmi più longevi della TV italiana, il Maurizio Costanzo Show, ed inizierà ad infilare il suo bastone di tuono in pertugi mai prima esplorati. Sì, ma io prima ti ho fatto la domanda, tu non mi hai risposto. Fino a che età un uomo, secondo te, è in grado? Sicuramente Maurizio è in grado. Infatti nel 1983 inizierà una relazione con l'attrice Simona Izzo, e qui lo vediamo mentre allisce il suo baffo intriso di liquido proveniente dal sacro triangolo dell'amore. La storia però finirà nel 1986. Siccome però Maurizio non riesce proprio a stare single, nel 1989 sposerà la collega Marta Flavi, e qui lo vediamo di nuovo tronfio sulla copertina del Sorrisi e Canzoni, come a dire, guardatemi, guardate il mio baffo, guardatelo, c'ho 50 anni e sto con una di 39, sfigati! Maurizio è sposato e nonostante questo, sempre nel 1989, incontrerà una certa Maria, Maria De Filippi. Nel 1989 Maria organizza un convegno sulla pirateria cinematografica a Venezia. Lì c'è anche Maurizio e colpo di fulmine, 15 giorni dopo lei a Roma da lui, diventano amanti. Sì, Maurizio c'aveva l'amante, e sì, lo so, ma così sposa e già c'è un'altra. Ma che cosa gli vuoi dire a uno così? Niente gli puoi dire. Sicuramente ebbe da dire però Marta Flavi, che intercettò per caso una telefonata tra i due piccioncini e ne scoprì il tradimento. Durante la telefonata la De Filippi lamentava insofferente di essersi stancata di fare l'amante, e pare che Maurizio l'abbia confortata dicendo: tante buone scopamo. Marta Flavi dopo questo ascolto cacciò di casa Maurizio, e adesso il bel Maurizio poteva godersi la sua amata Maria De Filippi. Maurizio poteva finalmente stare con la sua amata. Nonostante fosse ancora sposato, poteva stare con la nuova fidanzata, poteva sfidarla a braccio di ferro e farsi fare il caffè, ma non poteva sposarla, perché il divorzio con la Flavi arriverà solamente nel 1994. Questa foto, famosissima foto, è invece del 1992 e sono degli scherzoni scatti dei due concessi per la rivista Gente del marzo di quell'anno. Ed ovviamente io ho dovuto comprarla per voi, guardate che splendore, ragazzi, e l'ho pagata pure una fraccata di soldi, tipo 5 euro su eBay. Guardiamo il livello, guardate, no? Sperando di riuscire a mettere in qualche modo in, come si dice, a fuoco, eccomi di nuovo, guardate che splendore. Attenzione che nel 92 vendevano anche la Uno Fire, e ci stava anche un incredibile articolo di Michael Jackson che abbandonava la sua scimmia. Guardate che splendore, spero si veda. Maurizio sposerà la sua amata Maria il giorno del suo compleanno, il 28 agosto del 1995, e guardatelo qui che nonchalance, lo sguardo del seduttore, di colui che ne ha viste tante, di colui che con fierezza leva via il riso dalla sua giacca. E sì, Maurizio, quel momento è adesso, proprio adesso, puoi baciare la sposa. We'll be right back.